con l'alternarsi di saggi governi, il popolo italiano ha ormai raggiunto un alto grado di maturità. I lavoratori, operai e impiegati hanno finalmente capito che la produttività è alla base del benessere sociale e l'unica strada per uscire dalla crisi. Fateci entrare, vogliamo lavorare! Questa sera voglio fare 3 ore di straordinario! Bisogna aumentare la produttività! Non posso vivere senza le mie pratiche! Non posso aiutiamo vivere. Questo nostro paese, aiutiamolo! Andiamo a piedi che guadagniamo tempo, su! Oramai le due grandi piaghe dell'assenteismo e del secondo lavoro che tanti danni hanno provocato all'economia italiana possono dirsi finalmente vinte e debellate. Andiamo, andiamo a lavorare, andiamo a lavorare. Via! Il secondo lavoro dove ce l'ha lei? Alle poste. Oh, bene, potrebbe darmi un passaggio perché io stamattina sono venuto scusi, senza macchina. Ma lei non era l'anagrafe. Sì, ma io ne ho 3 di lavori. 3, già. Ciao, Capri. Guardato, vero Antonio? Ah, mi rifino, mamma. Aspettate! Bronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Certo Adriana, che questo fatto del doppio lavoro è proprio uno scandalo. È un vero schifo. Ah, oh, grazie per il... Tornerà di nuovo pallido questi giorni in riva al mare. Pronto?
tutto a posto qui? Eh? Ciao, ciao a tutti. Allora, di che cosa avete bisogno? Di carta extra strong e nastri bicolori per le olivette. Allora, mi raccomando, buon lavoro a tutti e giù col lavoro, mi raccomando. I colleghi, cancelleria per i colleghi. Vado su a reparto per accelerare il lavoro, mi scusi. Scende! Che... Vabbè! Ma che piano è questo? Primo! Il primo? Sì, primo! Ma io devo andare al quinto! Forse lei non se ne accorta, ma io tutto questo, beh, lo faccio per lei, sa, solo per lei. Oh. Allora lo faccio, anche domani, lo faccio, lo faccio. E ora vada via, Fantozzi, che puzza di sudore! Che puzza! Arrivati a lavare, puzzettone, cammina ma via! Ma come fa a sudare così ma tanto? Ma perché come ti basta l'istruzione? Chi manca qui? Fantozzi! Pronto qui casa Fantozzi, chi parla? Ah, Ugo, che c'è? Che ti hanno fatto? Niente, Pina, non ti preoccupare. Devo solo fare un po' di straordinario. Va bene, allora passa a prendere Mariangela al lavoro. Sì, passo io dopo. Non adesso. Ti ripeto, Pina, adesso non mi posso muovere.